Ciao, vediamo insieme come costruire dei loghi tipografici che possono essere dei monogrammi, quindi singole lettere progettate e personalizzate ad hoc, oppure più lettere combinate insieme. Il tutto attraverso l'utilizzo di Adobe Illustrator. Vediamo subito come. Bene, per prima cosa andiamo a selezionare lo strumento ellisse, diamo un colore di traccia, magari uno spessore di 0,2, dopodiché andremo a disegnare il nostro primo cerchio proporzionato, quindi con Shift più click del mouse. Con il primo cerchio selezionato andiamo a selezionare lo strumento ridimensionamento, doppio clic e come ridimensione uniforme diamo un 80%, attiviamo la modalità anteprima e poi clicchiamo su copia in modo da creare una copia dell'80% del cerchio principale. Dopodiché selezioniamo di nuovo il primo cerchio e andiamo a creare nuovi ridimensionamenti a scalare. Abbiamo creato un ridimensionamento dell'80%, continuiamo con il 60, il 40 e il 20. Clicchiamo sempre su copia. Ora selezioniamo tutti quanti i cerchi che risultano quindi concentrici, andiamo a raggrupparli, CTRL o COMMAND G oppure tasto destro una volta selezionati e raggruppa. Poi andiamo a duplicare il gruppo di cerchi con la combinazione di tasti ALT più click del mouse e andiamo a spostare la copia esattamente qui, facendo coincidere la punta del cerchio superiore con il centro di tutti quanti i cerchi, in questo modo. Andiamo ora a selezionare i due gruppi di cerchi, dalla parete degli strumenti selezioniamo lo strumento Crea Forme e andiamo a disegnare la nostra forma, semplicemente attivando la modalità di aggiungi forma, come vedete dal simbolo più che appare accanto al cursore, non dobbiamo fare altro che andare a definire la nostra forma, in questo caso sfruttando l'opzione dei cerchi concentrici e della combinazione tra i due gruppi di cerchi. Vado ora a selezionare lo strumento di selezione diretta, faccio clic all'esterno, poi seleziono il primo cerchio e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse anche il secondo. Poi seleziono lo strumento di selezione diretta e vado ad alternare il colore della traccia con il colore di riempimento. Torno sulla figura esattamente sui due cerchi riempiti, tasto destro raggruppa, dopodiché vado a spostare la figura con i cerchi riempiti al di fuori ed ecco qua, la mia figura è terminata. Andiamo ora a creare una combinazione di tre lettere T, D e P. Assicuriamoci che il bordo traccia sia leggero, magari 0,2. Selezioniamo lo strumento griglia, facciamo un clic nell'area di lavoro e andiamo ad associare un numero di righe di colonne che potrebbe essere 4 o 4. Usiamo il perimetro esterno come cornice e clicchiamo su OK. Ora, con la griglia creata, la selezioniamo e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse la andiamo a ingrandire in questo modo. Il numero di righe e il numero di colonne ci permette di gestire spazi equidistanti tra le forme. Andiamo a selezionare lo strumento ellisse, andiamo a creare un cerchio perfettamente proporzionato che parte dall'angolo alto del primo riquadro. Quindi di nuovo la combinazione Shift più clic del mouse andiamo a disegnare il nostro cerchio grande proporzionato. Assicuriamoci con lo strumento di selezione diretta che il cerchio sia perfettamente coincidente con tutti i bordi che tocca. Ora selezioniamo il cerchio maggiore, andiamo a selezionare lo strumento ridimensiona e attiviamo il ridimensionamento che ci permetta di creare un cerchio concentrico che tocchi però sempre i bordi e i riquadri interni, come in questo caso. Clicchiamo su copia, andiamo a verificare naturalmente che i bordi siano coincidenti e che il cerchio e i rettangoli si tocchino perfettamente. Bene, ora andiamo a selezionare sia la griglia che i due cerchi e poi lo strumento crea forme. Andiamo quindi ad aggiungere le forme per creare la nostra combinazione di tre lettere. Ora ho due possibilità, o vado a selezionare direttamente le tre forme che sono il frutto dell'unione grazie allo strumento Creaforme, oppure vado ad eliminare con lo strumento Creaforme in modalità sottrazione tutte le forme in eccedenza che non servono al mio scopo. Seleziono di nuovo lo strumento Creaforme e con il pulsante Alt premuto vado in modalità sottrazione e vado ad eliminare quelle forme che non servono allo scopo.
Ora seleziono le forme restanti, vado ad alternare il colore di traccia con il colore di riempimento ed ecco qua, grazie all'utilizzo degli spazi bianchi ho ottenuto sostanzialmente la definizione di tre lettere T, D e P. Con tutte le forme selezionate, se vado a cliccare A da tastiera, vado ad attivare anche la possibilità di arrotondare gli angoli interni. In questo caso sono tutti selezionati. Potrei ottenere anche un discorso più morbido, come in questo caso. Bene, queste sono due tecniche utilizzate spesso per la creazione di loghi tipografici e la combinazione di lettere tra di loro, ma se vuoi scoprire come creare un logo da zero, partendo dall'ideazione fino alla stesura finale e quindi alla definizione concreta del progetto, ecco qua, ho realizzato questo video per te in cui ti spiego come creare un logo da zero con tutti i passaggi spiegati nel dettaglio. Ciao, grazie e al prossimo video!